venivano dalla guerra. E per la strada che avevano passato insieme amore, dolore e amore spavale. Amore che erano morti, ma c'erano nulla. Si aspettava l'insurrezione. Si aspettava che il popolo di Milano scendesse sulle strade. Uno dei primi gruppi che affrontarono i fascisti, i tedeschi che fuggivano, avvenne proprio lì all'ingresso di Niguarda. Vedevo già la passione, l'entusiasmo, il coraggio che aveva il popolo in quel 24. Va tutto bene, tutto a posto, solo che ho due paure. La prima era quella di morire. La seconda era quella di uccidere. La prima barricata fu costruita nella notte del 24. Tenete presente che a 300 metri c'era una caserma piena di fascisti ancora armati. A noi fu affidato il compito di pattugliare alcune zone di Milano. Eravamo tutti in uno stanzone e mi ricordo che attorno a me cominciarono: ma tu cosa fai? Che cosa sei? Sei uno studente? Cosa fai? E cominciai a dirgli quello che avevo letto. Mi accorsi che era la prima conferenza della mia vita che facevo, tant'è che poi qualche operaio mi disse: di che te sei un intellettuale, tu che sei un intellettuale, ero uno studente, scrivi. Qui si ricevono le iscrizioni al Partito Comunista Italiano. Finalmente arrivò l'alba. Una giornata bellissima di sole. Ieri, mercoledì 25, si è incominciato verso mezzogiorno ad avere la sensazione che tutto stesse precipitando. E alle 5 la città era in convulsa attesa degli avvenimenti. Ecco, quando si dice che la resistenza l'ha fatto il popolo italiano, questo è vero. Di tutti era di grande gioia e di grande speranza. Finalmente, detto, posso guardare il sole. Finalmente avevo a disposizione tanti giornali. Pensa un po', Serafina, adesso leggono l'Unità sul tram. Cercando te, sognando te, che più non ho.